Allora, per noi questa è un'occasione molto importante di approfondimento e di conoscenza della situazione attuale in Afghanistan. Abbiamo la possibilità con Giuliana Sgrena, che è una storica inviata del Manifesto, giornalista ma anche scrittrice di numerosi libri che hanno approfondito temi riguardanti le zone di guerra, in particolar modo nel Medio Oriente ma anche in Africa, per conoscere appunto da vicino quella che è la situazione attuale in Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani in agosto, e soprattutto sul tema dei diritti, in particolar modo delle donne e dei bambini, focalizzare l'attenzione per capire davvero i termini di questa crisi umanitaria che sembra davvero essere catastrofica. È chiaro che vogliamo conoscere anche con un'attenzione alla verità delle notizie, su cui Giuliana ha insistito molto, in particolar modo nel suo ultimo libro, Manifesto per la Verità. Ma penso che sia estremamente importante continuare a mantenere l'attenzione sull'Afghanistan, perché dopo un primo clamore suscitato dal ritorno al potere dei talebani, dove si è parlato, anche la stampa ne ha parlato molto, adesso invece non si parla più di quello che succede in Afghanistan, e lì si rischia veramente una catastrofe umanitaria, perché non ci sono più i mezzi per la popolazione per sopravvivere, perché le frontiere sono chiuse, l'Afghanistan dipende in gran parte per gli alimenti dall'esterno, perché all'interno del paese la produzione maggiore è dedicata all'oppio. L'Afghanistan è il primo produttore mondiale di oppio, però la gente non può ovviamente nutrirsi di oppio, e chi si approfitta dei proventi dell'oppio sono soprattutto i trafficanti. Quindi in questo momento il dilemma è riconoscere il governo dei talebani per mandare aiuti oppure rischiare di far morire una popolazione di fame, e questo è un ricatto enorme che si deve affrontare, che la comunità internazionale deve affrontare.